Allora, ragazzi, siamo nella città più famosa del mondo. Siamo a Dubai. Sì. Dubai. E stasera ci sarà una sfida pazzesca. Che tipo di sfida è? Andremo nel più grande centro commerciale del mondo e faremo tutti shopping. Chi compra le cose più belle e cool che gli piacciono vincerà 1.000 euro, amici. 1.000 euro, sì, ci vedete? Ora andiamo. Sì, guarda. Sì, fammi vedere, Raffaele. Ci sono i soldi. Siamo a Dubai, ma abbiamo i soldi con noi, capito? Ottimo, chi vince prenderà 1.000 euro. Ovviamente sappiamo che vincerò io, perché sono il più intelligente non di voi. Non lo so, Dimon. Personalmente vado a fare shopping e compro le cose che mi piacciono e che voglio comprare per me e per la mia famiglia. Sono non so per sicuro che ci vincerò 1.000 euro, ragazzi. Lo vedrete più tardi. Mi conoscete, Raffaele non scherza. Allora, entriamo nel centro commerciale e ognuno va dove vuole. Andiamo. Ok? Sì. E voi, amici, iscrivetevi, premete la campana e mettete mi piace, ok? Sì. Andiamo, ragazzi, andiamo. Ragazzi, non so davvero dove sto andando. Il centro commerciale è così grande, il più grande del mondo. Proprio come ho detto prima, non so dove andare, da dove cominciare, non ho nemmeno molto tempo. Quindi comincio a correre in giro e compro qualcosa. Amici, ho un'idea folle, perché come sapete io sono Raffaele e sono molto intelligente e non scherzo mai. Farò questo tipo di acquisti. Quello che comprerò guadagnerò sull'acquisto e vincerò la sfida. E quando vincerò 1.000 euro, comprerò un regalo molto bello per me e per i miei amici. Andiamo. Allora, ragazzi, ecco la mia tattica. Compro vestiti, gioielli, scarpe e così via. Ma il fatto è che qui, prima di tutto, tutte le cose sono molto costose, in particolare in questi negozi. In secondo luogo, qui è tutto per le donne, per qualche motivo. Non so perché qui non ci siano gioielli da uomo. E sapete che questo centro commerciale ha 10 piani, è il più grande centro commerciale del mondo. Non ho molto tempo, quindi cercherò di fare in fretta. Andiamo, venite. Amici, davvero, vi giuro, questo è un centro commerciale così grande che non so proprio dove andare. E quindi, guardando proprio qui dalla mappa, inizierò da questo piano di sicuro. Voglio trovare marchi come Armani, Calvin Klein, qualcosa del genere. Non so dove si trovano, ma vedete, scriverò qui, iniziamo con Tommy Figer, fantastico. Ops, eccolo, Tommy, Diesel, Calvin. È tutto qui, è proprio qui sul piano. Andrò dritto e vedremo se avrò fortuna. Ora andiamo. Come ho detto prima, sono il più intelligente. Prendo, compro alcune cose che mi servono per il mio lavoro, in modo da poterci guadagnare, capite? Ecco un negozio. A mio avviso, lui vende le cose di cui abbiamo bisogno per il nostro lavoro, amici. Qui possiamo acquistare macchine fotografiche e obiettivi. Andiamo a dare un'occhiata. Buongiorno. Hi, sir. Come sta? Tutto bene? Good morning. I need the best camera for my channel, Sony. Do you have the best camera? No problem with money, no problem. I'll give you the best camera here. On the market now, we have this one, A7 Mark IV. Okay. The best brand that you can shoot videos. Amici, questo è un acquisto per voi. Rendiamo i nostri video ancora migliori per voi. Conoscete questo negozio nel Dubai Mall? Grazie. Allora, ragazzi, ho trovato un negozio figo in cui voglio andare e penso che ci sia una camicetta davvero bella che probabilmente comprerò lì. Andiamo a vedere insieme. Amici, cosa ne pensate di questa camicetta? Mi piace molto, è un po' cara, ma va bene così, la comprerò. Penso che valga la pena di pagare. Sentite, mi piace molto, cosa ne pensate? Scrivete nei commenti, penso che valga la pena di pagare. Amici, questa camicetta costa 555 euro, ma ora c'è uno sconto, quindi l'ho presa solo a 150 euro. Penso che valga la pena di pagare. Comunque, bene, sto bene, andiamo a vedere gli altri vestiti. Ragazzi, ho contro tutti i negozi che vi ho detto prima e a dire il vero non mi è piaciuto assolutamente nulla. Così ho pensato di scegliere qualcosa di più costoso. Sì, ragazzi, sono anche costosi Armani e Tommy, ma non c'era nulla che mi piacesse, davvero. Posso pagare un po' di più, ma per prendere qualcosa che mi piace. Andiamo. Allora, amici, in questo centro commerciale è possibile acquistare a prezzi migliori e io lo sapevo, quindi sono venuto qui e la macchina fotografica che sto per acquistare per voi costa quasi 3.000 euro, amici, 3.000, e ora la prendo.
Opa, eccola qui amici, eccola qui, Sony. This is very good, but we need another lens, the best lens. Voglio anche comprare un obiettivo, l'obiettivo si chiama, sì, obiettivo, per girare video di qualità. E quell'obiettivo costa circa 2000 euro. So per certo che vincerò questa sfida, amici, so per certo, amici. Ok, ora pagherò e andrò avanti. E come sempre ho una carta d'oro e non ci saranno problemi con i soldi. Ragazzi, come sapete, iscrivetevi ragazzi, stiamo facendo tutto per voi, stiamo comprando queste cose. Amici, guardate, ho comprato delle cose nuove e mi è venuta un'altra idea folle. Forza, andiamo. Allora ragazzi, come potete vedere, ho comprato una camicetta. Ora sono qui e il mio obiettivo è trovare dei gioielli, come orecchini, braccialetti o altro, orologio, scarpe o entrambi, e gioielli e scarpe, vediamo. Andiamo a vedere, questo centro commerciale è molto grande, mi sono perso e non ho più tempo. Andiamo, insieme. Ragazzi, ad essere sincero, voglio davvero entrare in questa qua per vedere squali, delfini e tutto quello che c'è dentro. Ma devo fare la spesa, il tempo sta per scadere e non ho ancora comprato nulla, né per me né per chi volevo fare un regalo. Quindi non so, devo andare a cercare altri negozi, non riesco a trovare nulla. Maledizione! Allora amici, adesso impazzirete quando scoprirete cosa compro. Non ci crederete perché sapete, vi dirò la verità, piace Samsung e cosa comprerò adesso? Andiamo all'Apple Store. Eccolo. Mio Dio, guardate che fila. Ecco, guardate. Guardate laggiù. Ma devo aspettare per vincere la sfida. O è meglio Samsung? Ah, il problema è che non ho molto tempo. Devo farlo. Cosa devo fare? Qualcosa devo fare, amici. Amici, cosa c'è che non va? Credo di aver sbagliato posto. Qui non ci sono negozi, c'è solo una sala giochi. Devo andare a cercare un negozio in fretta. Amici, guardate che giacca che ho trovato, è fantastica! Mi piace davvero molto, a dire la verità. Dimon sarà invidioso, sarà geloso. Costa circa 700 euro, ma ora ci sono i saldi. E quindi il prezzo sarà di 180-190 euro, ma non ne sono sicuro. Penso che la prenderò, amici. È davvero bella. Anzi, ora la proverò e vedrete. Vediamo se mi sta bene o non mi sta bene. Spero che sia così. Ho la sensazione che sia così, ma amici, ragazzi, se mi sta bene, per favore, mettete mi piace, così lo saprò. Spero sia bella. A me piace e la comprerò. Finalmente ho trovato qualcosa che mi piace, ma mi restano solo 5 minuti, devo trovare qualcos'altro da comprare. Amici, purtroppo c'è una coda lunghissima all'Apple Store e devo trovare qualcosa, magari trovare qualche altro negozio dove poter comprare un iPhone, perché devo vincere questa sfida. Guardate, amici, è bellissimo. Vado a cercarne uno. Allora ragazzi, ora vado al negozio Michael Kors e penso che dovrò comprare una borsa, perché ho già una borsa, ma non è bella. E se trovo qualcosa, perché so che ci sono borse fighe lì, la compro. Un acquisto è fatto e spero che anche voi amici approviate. Andiamo a cercare un altro regalo, perché non c'è più tempo, sono già in ritardo così. A few moments later. Allora amici, comunque ho preso l'iPhone 13 Pro Max, proprio come ho detto. È proprio lui. Guardate quanto è grande la coda. L'ho fatta perché devo uscire tra 3 minuti. Quindi la mia tattica è questa, devo vincere 1000 euro, 1100 è il costo di questo iPhone, così l'ho comprata. Se vinco lo compro per soli 100 euro amici. Adesso vado. Allora ragazzi, sono al negozio Michael Kors. Ho trovato una borsa che mi piace molto. È rossa, penso che la comprerò. Prima vedo quanto costa e se mi soddisfa la compro. C'è uno sconto qui e quindi... Cosa ne pensate? Spero che sia bella, è rossa, è quello che mi serve. Vediamo quanto costa e poi andiamo a comprarla. Allora ragazzi, sono qui all'Apple Store e voglio comprare un MacBook, ma non so che modello comprare. Ma se tutto va bene, ora entrerò e ne comprerò uno. Spero di entrarci presto, speriamo davvero. Ok, speriamo. Dove siamo amici? Non c'è più tempo! Ragazzi, ho finito di fare shopping, la borsa è venuta a 149 euro, un po' meno della camicetta se non sbaglio, molto economica e mi è piaciuta. E credo di aver vinto, quindi il tempo sta per scadere, andiamo a vedere cosa fanno gli altri e credo di aver vinto, credo di sì. Allora amici, ecco il MacBook che voglio comprare, o almeno quello che vorrei comprare, ma non sono sicuro, penso che prenderò questo modello. Ho trovato uno per mia moglie come regalo, penso che gli piacerà di più quello rosa.
Ma c'è anche nero. Questo è nero e questo è rosa. Penso che gli piacerà di più questo rosa, ma non sono sicuro. Ah, probabilmente sì, questo gli piacerà di più. Ottimo ragazzi, ho il MacBook, è qui dentro. Spero che il regalo le piaccia davvero. Lo spero proprio, sono sicuro che le piacerà. Sono molto soddisfatto dell'acquisto. E ora andrò a incontrare gli altri per vedere cosa hanno comprato. Ma sono sicuro di aver vinto amici, perché ho comprato logicamente le cose più costose. Logicamente, ma non lo so ancora, andiamo. Ah, ho dimenticato di dirvi che costa circa 1500 euro, 1470, 1480, cosa del genere. Spero che mi faccia vincere, ragazzi. Allora amici, come potete vedere ho finito e sono già fuori. Sto aspettando Raffario e Dimon. Tra pochi minuti dovrebbe essere qui. Op, Dimon. Sai perso, fratello. Perché ho perso? Dai, vai subito, hai perso. Ti ho spezzato. Aspettiamo Raffario. Dov'è Raffario? Penso che sia lui, eh. Oh Raffario, vieni qui. Da questa parte. Amici, guardate quanto è bello. Oh mio Dio, quanto è bello. È l'edificio più alto del mondo. Del mondo. Wow. Sono qui, amici. Ora facciamo vedere cosa abbiamo comprato e vediamo chi vince. Che ne dite? Sono sicuro di aver vinto. No, sono sicuro di aver comprato il regalo più costoso che ci potesse essere. Lo vedremo. Forza, forza. Allora, prima di tutto ho comprato una bella camicetta, eccola qui. E costa tipo 150 euro, ragazzi. A partire da 500 euro dopo uno sconto di 150. Questa è una camicetta di grande effetto. Non essere geloso, Stas, non essere geloso. Ho comprato una borsa di Michael Kors che costa 150 euro. Non sono geloso per niente. Non essere geloso, Stas. E tu cosa hai preso? Quindi, vediamo. Dimon, ho preso... Aspetta, nello stesso negozio sei andato. Oh sì, giù, lo stesso negozio, ma ho preso qualcos'altro. Voi siete degli imbroglioni, scrivete che è un imbroglione. È andato nello stesso negozio dove sono andato. Senti, io. Dimon, mi sta bene, guarda, mi sta oh, bene. Oh, amico, dove l'hai trovato? Nello stesso negozio quanto dove sei andato tu. Quanto costa? 1500 euro? Fammi indovinare. No, fammi pensare, quanto era? Costato, 180, 190 euro, c'era lo sconto. Ma quanto ammontava lo sconto? Uno sconto del 60-70%, ovvero tra i 400 e i 500 euro. Non sono proprio cosa sicuro. Cosa stai dicendo? Non sono veramente bravo in matematica. E molto ho comprato bello. Anche un MacBook. Non è possibile. Un nuovo MacBook per la mia ragazza, quasi moglie, ok, per Maria. MacBook, quanto è costato? È venuto tutto circa 1500 euro, con tutti i gadget. 1500, più queste, fa 1700 Siete euro, normali? Circa. Vuoi dire che il tuo MacBook è più costoso dei miei acquisti? Sì, Raffario, sono abbastanza sicuro di aver vinto questa sfida in 1000 Raffario, euro. Raffario, e tu? Mi spiace, fammi vedere cos'hai. Ok, ragazzi, adesso vediamo chi ha vinto. Scrivete anche voi nei commenti, ok? Ma prima di tutto non dimenticate di iscrivervi, perché sto per fare... Andiamo. Amici... Forza, guardiamo cosa ho comprato. Oh, la Sony A7, questa costa 2-3.000 euro. Lo sconto più o meno è costato 3.000, 3.000. Oh. Davvero? Forza, non ti preoccupare. Il tuo MacBook? Non succede niente, tranquillo. Il mio MacBook ha perso. L'obiettivo? Quanto costa? Più o meno 2.000, tutto insieme 5.000. Hai speso 5.000 per due cose? Sì, sì. Sei pazzo? Tranquillo. E cos'altro è peso? Non puoi prendere nient'altro. Quanti soldi hai speso? Guarda, cose assurde. Guarda qui. Sì, hai comprato un Sapor, uno nuovo. Qua, sì, certo. Che io amo Samsung, lui è il mio preferito. Ah, qua non si può. Cosa fare. Lo volete non buttare? Non lo so, non riesco a lo capirlo. Lo butto via dopo, ma non lo filmiamo. Perché ho comprato un cosa nuovo iPhone. Cosa, il 13 Pro Max? E tu? È bianco come proprio quello come di il mio, Raffario? Sì. Ed è costato circa 1100 euro. Nuovo sì, iPhone 13 Emirati, Pro dove Max. Ci troviamo adesso. Capito? Sì, sì, yeah. Sì. E tutto insieme più o meno 6500, amici. Oh, sta. Esatto, ho vinto. Credo che Raffaele abbia vinto. Ho vinto 1000 euro, ragazzi. E logicamente ho comprato questo regalo per me, come vittoria. Amici, se raccogliamo 30.000 mi piace, faremo la seconda parte e compreremo cose ancora più belle. Forse qualche macchina? Sì, 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 una Lamborghini o qualcos'altro, sì, amici. Ci vediamo dopo, iscrivetevi.